La Giulietta T, seconda serie del 1961, se non sbaglio. Bellissima in questo colore grigio, grigio medio. La T è stata una vettura di grosso successo. Sappiamo che la Giulietta è nata nel 55, la T è nata nel 57, la prima serie, questa nel 59 è nata la seconda serie, che l'hanno fatta fino al 61, poi c'è stata la terza serie. La meccanica è un 4 cilindri bialbero, 65 cavalli e 155 all'ora di velocità massima, che per una berlina di quel periodo era veramente tantissimo, non c'era nessuna che riusciva a stargli dietro. Grande tenuta di strada, si coricava molto, però si corica ma non molla, come dico, è una vettura di grosso successo, è stata sognata da milioni e milioni di persone all'epoca, non tutti l'hanno potuta possedere. Grazie. Abbiamo adesso un'altra Alfa Romeo, questa è una 1003, è una Zagato, è una Junior 1003 Zagato. Praticamente abbiamo visto prima la Junior di Bertone e questa invece una di Zagato. Zagato naturalmente faceva le macchine con una linea molto più aerodinamica, particolari, più leggere, per aumentare le prestazioni. La meccanica veniva venduta dalla rete Alfa Romeo, questa, sia nella versione 1003 che nella versione 1006, che si distingueva perché aveva la parte della coda leggermente più lunga. Questa è un bialbero 1003, la stessa potenza, la stessa meccanica della GT Junior, quindi 89 cavalli, doppio carburatore Weber, eccetera. Velocità massima era leggermente superiore, 175 all'ora davano, dopo nelle prove ha fatto i 177, proprio per la aerodinamicità e per la leggerezza maggiore che aveva. Grazie.